Amici di Directa Sport, un cordiale buon pomeriggio dal palazzetto dello sport di Via degli Stendardi a Cagliari, quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile di basket, pool retrocessione, girone F in campo, Astro Cagliari e Belize Roma. L'Astro arriva a questa partita reduce dalla vittoria per 56 a 43 in casa della Mercede Alghero, una vittoria propiziata anche dai 17 punti di Ana Ljubenovic. E altrettanti sono stati realizzati anche da Alessandra Fidossi. Invece Roma è imbattuta in questa pool retrocessione, ha ottenuto fino ad ora due vittorie all'esordio contro Salerno con un netto 70 a 50 e poi la seconda giornata invece ha battuto ancora la Mercedes Alghero col punteggio di 81 a 71. Nell'ultimo turno invece la formazione romana ha riposato. Le squadre intanto sono già in campo, allora andiamo a vedere i quintetti. Per Roma abbiamo la numero 4, Grattarola. Abbiamo inoltre la numero 10, Bicane. La numero 5, Baldassarre. La numero 11, Masoni. E la numero 9, che ha appena saltato per la palla 2 di Stazio. Dall'altra parte, invece, per l'Astro Cagliari, Ana Ljubenovic con il numero 4, con il numero 10 invece Tatiana Martellini, con il numero 22 Alessandra Fidossi, con il numero 8 Sabrina Pacilio e con il numero 17 Alessandra Ganga. Nulla di fatto nel primo possesso per la Belize Roma, allora controlla il pallone Alessandra Fidossi dal palleggio. Controllata dalla numero 5 Baldassarre, ancora il palleggio di Fidossi che cede a Martellini, chiamato lo schema Martellini, mano sinistra, prova a buttarsi dentro, trova il tiro di Alessandra Ganga a segno per il primo canestro di questa partita, intanto raddoppiata a metà campo e commette infrazione di campo la numero 11 Marta Masoni. Dunque inizia molto aggressiva in difesa l'Astro che ha già recuperato un ottimo pallone. Si va a incaricare della rimessa Tatiana Martellini. Chiamato lo schema è l'uscita di Anna Ljubenovic, il taglio servito di Alessandra Fidossi, sbaglia però c'è il rimbalzo di Ganga che prova il tiro, il pallone però si incastra tra il ferro e il tabellone. Rimessa dal fondo per l'Astro, se ne incarica Martellini, l'uscita di Pacilio, arresto e tiro sbagliato, rimbalzo di Ljubenovic che controlla e poi serve nuovamente Ganga, ancora un piazzato per Pacilio, sbaglia nuovamente, rimbalzo di Masoni e riparte ora a Roma con Grattarola, il suggerimento in direzione della numero 5 Baldassarre, anticipata da Fidossi, dunque rimessa laterale per Roma, se ne incarica Masoni. Le indicazioni di coach Carlo Zedda alle sue. Ancora dal palleggio Baldassarre, ora servita Masoni in angolo, c'è la numero 10 Bicane, il suggerimento poi per Di Stazio, fermata fallosamente. Fallo della numero 8 Sabrina Pacilio e andrà in lunetta dunque per i primi tiri liberi di questa partita. Giuliana Di Stazio. Di Stazio, pivot classe 1986, 1,89 m d'altezza, fino a questo momento ha prodotto 6,5 punti di media in 27,1 minuti. Ha segnato entrambi i tiri liberi di Stazio, dunque la situazione è nuovamente in parità, 2-2 tra Astro e Belize Roma. Intanto il post basso giocato da Ljubenovic, il tiro in allontanamento, ottima esecuzione di Ljubenovic che riporta avanti l'Astro sul 4-2. La pressione intanto sulla portatrice di palla, trovata ancora Di Stazio, il tiro morbidissimo dall'angolo per Giuliana Di Stazio, ancora a segno per il 4 pari. La regia di
di Alessandra Fidossi dal palleggio, controllata da Baldassarre, cercata ancora una volta Ljubenović, il ribaltamento per Pacilio, la finta, poi lo scarico sotto per Ganga, che viene però anticipata, ma lotta e conquista nuovamente il pallone Pacilio. C'è tanto spazio per il tentativo da tre punti che però non va a segno da parte di Ana Ljubenović. Riparte Roma, ma l'anticipo ottimo di Fidossi che si arresta, il tiro è corto, si lotta a rimbalzo, Ganga prova a strappare il pallone contro Masoni, chiamato il fallo di Alessandra Ganga, molto generosa in questo caso, è andata a caccia del pallone. Intanto c'è già il primo cambio, esce proprio la numero 11 Marta Masoni e in campo abbiamo la numero 17, si tratta di Giulia Ciavarella. Ancora la manovra d'attacco da parte di Roma con Di Stazio in punta. Ora il suggerimento nuovamente sotto, Di Stazio anticipata, recupera palla Pacilio che prova a condurre poi anche la transizione. Pacilio attende il piazzamento delle compagne, arresto e tiro a segno per Sabrina Pacilio. 6-4 in favore dell'Astro. Ora Di Stazio, cercata in angolo la numero 5, si trattava di Baldassarre, poi c'è stato il tiro di Di Stazio sbagliato, rimbalzo controllato da Pacilio, ora Fidossi, corre il palleggio di Alessandra Fidossi con la mano sinistra, lo scarico per Ganga, il taglio di Pacilio che va dentro ma non riesce a controllare il pallone, si lotta a terra e viene chiamato una rimessa in favore dell'Astro Cagliari, rimessa dal fondo di cui si incaricherà Tatiana Martellini, pronta a rimettere in gioco all'uscita di Ljubenović, arresto e tiro, tanto spazio per lei che però sbaglia, controllato però il rimbalzo prima da Fidossi poi da Pacilio che prova a imbastire una nuova azione d'attacco. Ljubenović, il pallone sporcato ma poi controllato nuovamente da Pacilio che spara da tre punti e segna Sabrina Pacilio. Viene chiamato il time out da Roma quando il punteggio è di 9-4 in favore dell'Astro Cagliari. Non è stata tenera durante il time out con le sue giocatrici, coach Angela Adamoli, 96 presenze in nazionale femminile per lei, uno scudetto, una Coppa dei Campioni, una medaglia d'argento agli europei di Brno nel 1995, un curriculum di tutto rispetto per l'allenatrice della Belize Roma. Riprende il gioco intanto con il possesso gestito da Roma, ancora contro la difesa zona dell'Astro, prova a buttarsi dentro e trova lo spazio la numero 4 Grattarola che però sbaglia incredibilmente l'appoggio a canestro, prova a salvare il pallone Baldassarre, non ci riesce, dunque possesso nuovamente per l'Astro Cagliari, non c'è nessuno per ricevere la rimessa, arriva poi Tatiana Martellini che restituisce a Fidossi, la pressione di Grattarola che sortisce gli effetti sperati, infatti non riesce a superare la metà campo negli 8 secondi previsti dal regolamento l'Astro Cagliari. Possesso banalmente buttato via dalla squadra di coach Carlo Zedda che ora difende ancora il pallone per Baldassarre che sbaglia. Ora Sabrina Pacilio prova a condurre l'azione d'attacco, Pacilio ferma il palleggio, trova Ana Ljubenović, la palla dall'altra parte per Fidossi, Fidossi prova a prendere il centro dell'area, fermata con il fallo abbastanza netto della numero 10 Bicane. E andrà dunque in lunetta anche Alessandra Fidossi per due tiri liberi. Segna il primo tiro libero Alessandra Fidossi. Due su due per lei, allora allunga ancora l'Astro Cagliari sull'11-4. Ora il possesso gestito da Roma
La palla per Baldassarre, il palleggio di Baldassarre si propone dall'altra parte, Ciavarella che spara da tre punti e punisce l'uscita un po' pigra della difesa dell'Astro. Dunque sblocca dopo un'eternità il punteggio la formazione laziale. Tanto Ljubenović, il tiro, c'era forse il fallo, ma poi il rimbalzo di Alessandra Ganga, sempre molto attiva sotto i tabelloni, conquista anche il fallo che la manderà in lunetta per due tiri liberi. Cinque minuti e 13 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto, il punteggio, lo ricordiamo, è di 11-7 in favore dell'Astro Cagliari. Rimane 11-7 dopo lo 0 su 2 ai liberi di Alessandra Ganga, ma c'è stato l'ennesimo rimbalzo d'attacco per l'Astro, che ora controlla il pallone con Pacilio. Pacilio attende lo smarcamento delle compagne, cioè Martellini, poi scade il cronometro di 24 secondi. Dunque nulla di fatto per l'attacco dell'Astro. La rimessa per Ciavarella dal palleggio, servita di Stazio, ora dall'altra parte per Grattarola che osserva lo smarcamento delle compagne, trovata ancora fuori dall'arco Ciavarella che prova ad andare dentro in questa occasione, viene addirittura raddoppiata. Allora altro pallone recuperato dall'Astro che prova a imbastire un'azione d'attacco, raddoppio anche su Fidossi, trova però Ljubenović, arriva Pacilio, c'è tanto spazio per Martellini che prende il tiro da tre punti, è corto però e conquista il rimbalzo Ciavarella, conduce poi la transizione, Ciavarella va un pochino a mettersi nei guai, riesce però a uscirne, la palla ora per Di Stazio, spalle a canestro, prova a servire nuovamente fuori Baldassarre, la palla per Bicane, fuori nuovamente per il tiro di Di Stazio, sbaglia ma c'è il rimbalzo di Bicane, ancora Roma, il tiro da tre punti sbagliato da Baldassarre, ha recuperato però il rimbalzo l'Astro con Tatiana Martellini che decide di ragionare, chiamato lo schema da Alessandra Fidossi, il blocco di Ljubenović, spazio per il tiro da tre punti sbagliato però ancora da Fidossi. Intanto ha provato la fuga in contropiede Ciavarella che però non è riuscita a controllare il pallone e c'è un altro time out, stavolta lo chiama coach Carlo Zedda. Tre minuti e 40 secondi ancora da giocare nel corso del primo quarto, il punteggio è di 11-7 in favore dell'Astro Cagliari che andrà ad attaccare ora. Chiamato lo schema alto da parte di Alessandra Fidossi, arriva subito la pressione di Baldassarre che poi cade a terra favorendo la fuga di Fidossi, però il passaggio di Ganga letto molto bene dalla difesa di Roma che trova due punti, anzi no, c'è ancora l'errore in contropiede solitario da parte di Baldassarre che era pronta a chiudere facilmente il contropiede 2 contro 1, è arrivato però l'errore e anche il cambio per la giocatrice di Roma. Abbiamo in campo ora la numero 16, si tratta di Flavia Bocchini. Ora Pacilio, trovata Ljubenović, il tiro dall'angolo sbagliato ma c'era stato il fallo di Bicane, è andata a toccare il braccio della giocatrice slovena che si apprestava al tiro. Nuovo cambio intanto per Roma, esce proprio Bicane autrice del fallo ed entra la numero 13 Ilenia Magistri, è pronta in lunetta Ljubenović, va dentro pur con qualche patema il primo tiro libero. 1 su 2, sbagliato il secondo tiro libero, poi il passaggio d'apertura di Di Stazio letto molto bene da Fidossi che è andata a segnare. Dunque allunga ancora l'Astro che ha doppiato le avversarie, ora sul 14-7 attacca Roma con Ciavarella. La palla per Di Stazio, c'è spazio in angolo per la tripla mandata per aria da Bocchini, sbagliata però
il rimbalzo di Ganga, l'apertura per Fidossi, raddoppiata però Fidossi e il contropiede condotto e concluso da Magistri, che subisce però il fallo di Ljubenović e manda in lunetta Ilenia Magistri. Qualche problema per l'astro quando Roma decide di andare a mettere pressione subito sulle portatrici di palla. Si sente forse anche un po' la mancanza della abilità in regia di Pat Marcello, che è in panchina ma probabilmente non al meglio. Ora Fidossi prova ad andare dentro, Alessandra Fidossi. C'è un nuovo fallo e ancora un viaggio in lunetta, anzi no, giustamente non era in azione di tiro il fallo, dunque solamente rimessa per l'astro, che ha già rimesso in campo Fidossi per Pacilio. Un passaggio difficile da controllare per Sabrina Pacilio, che perde il controllo del pallone. Rimessa in gioco già eseguita da parte della Belize Roma, il tiro piazzato di Ciavarella sbagliato, si lotta al rimbalzo, lo conquista Ljubenović, lo controlla poi Ganga, ora gestisce il pallone Fidossi, che chiama lo schema, arriva subito il blocco di Ljubenović, arresta il palleggio forse un po' prematuramente Fidossi. Ora Pacilio un po' fermo, l'attacco dell'astro, trovato il taglio di Ana Ljubenović, è costretta nuovamente al fallo Roma. E stavolta sì, ci saranno i due tiri liberi per Ljubenović. Ancora un errore per la giocatrice slovena. Che segna invece il secondo. Ricordiamo allora le cifre di Ana Ljubenović. 15,1 punti di media in 35,8 minuti, con anche 10,5 rimbalzi di media in questa stagione. C'è stato un nuovo fallo intanto, dunque la rimessa per Roma già eseguita, la palla per Grattarola controllata da Fidossi, trovata sotto Di Stazio, l'idea era buona, non altrettanto la qualità del passaggio che Di Stazio non riesce a controllare. Dunque rimessa in gioco nuovamente per l'astro Cagliari, la pressione di Bocchini su Fidossi, ora Martellini riesce a servire nuovamente Fidossi, trovata dall'altra parte Ljubenović, si propone Ganga, viene però servita nuovamente in punta Fidossi, che manda per aria il tiro da tre punti, sbagliato ma c'è il rimbalzo, la correzione a canestro di Sabrina Pacilio, sta dominando al rimbalzo d'attacco l'astro Cagliari. Dall'altra parte Ciavarella gestisce il pallone, ora Grattarola, trovato il passaggio dall'altra parte, ora c'è nuovamente Ciavarella che si butta dentro in penetrazione, non riesce ad andare a segno ma la lotta al rimbalzo premia nuovamente Roma, ancora con Grattarola, l'arresto e il suggerimento per Di Stazio, che si arresta dalla media distanza, sbaglia il rimbalzo che Ganga non riesce a controllare. Allora ancora Bocchini può gestire il possesso, Di Stazio, ribaltamento per la numero 4 Grattarola, si butta dentro, trova lo scarico sotto canestro per Ilenia Magistri, fermata fallosamente da Sabrina Pacilio, ed è il secondo fallo di Sabrina Pacilio, che manda in lunetta Ilenia Magistri. Segna il primo libero Magistri, guardia classe 1991, 1,80 m. Sbagliato il secondo tiro libero, ma l'ultimo tocco è stato di una giocatrice dell'astro. Dunque nuovo possesso d'attacco per Roma, intanto arriva il cambio anche per l'astro. Esce Sabrina Pacilio ed entra in campo Michela Laccorte con il numero 12.
Rimessa in gioco per Roma, servita Grattarola, ora c'è spazio per Magistri che manda per aria un tiro che coglie solamente il tabellone, ennesimo rimbalzo d'attacco per Roma però che propone una nuova manovra d'attacco ora con Ciavarella, la finta, arresto e tiro, scadono però i 24 secondi e ancora un nulla di fatto dunque. Qualche problema ancora per la rimessa, trovata comunque Fidossi che riesce a venire fuori dai pasticci a servire. Poi Ljubenović che però sbaglia l'appoggio a canestro, ora Magistri conduce l'azione d'attacco, il tiro di Bocchini a segno. E finisce qui il primo quarto, il punteggio è di 17 a 12 in favore dell'Astro Cagliari. Dopo i primi 10 minuti di gioco, qui al palazzetto dello sport di Via degli Stendardi a Cagliari, l'Astro Cagliari è avanti sulla Belize Roma con il punteggio di 17 a 12. Fino adesso la top scorer della partita è Sabrina Pacilio con 7 punti. Alle sue spalle Anna Ljubenović con 4, dall'altra parte sono 4 i punti di Distazio, 3 invece per Masoni e Ciavarella. Il possesso gestito da Roma. Cercata di Stazio e il passaggio per Magistri che controlla con qualche problema, non riesce però a trovare lo spazio per la conclusione. Buona difesa dell'Astro in questa circostanza. Ora Alessandra Fidossi dal palleggio. Chiamato lo schema, arrivano Ganga e Ljubenović. Arresta il palleggio Fidossi, ora Pacilio nuovamente per Ganga. Il tiro in allontanamento sbagliato. Allora il pallone controllato da Grattarola, servita a Bocchini, ora il pallone in punta per Distazio che ribalta dall'altra parte dove c'è nuovamente Grattarola, arriva a Bocchini, si propone in post basso Distazio ma non c'è lo spazio per il suggerimento, ora nuovamente in punta Distazio, Bocchini, la circolazione perimetrale, la partenza e il tiro abbastanza curioso all'indietro, no look per Magistri allo scadere dei 24 secondi. È buona ancora la difesa dell'Astro che rende la vita difficilissima alle proprie avversarie e a volte anche la vita difficile, l'abbiamo visto anche in questo caso, quando deve rimettere il pallone in gioco. Intanto era stato trovato il taglio di Sabrina Pacilio, fermata fallosamente la giocatrice dell'Astro che avrà dunque l'occasione di andare a segno a cronometro fermo. Cambio intanto per Roma, esce la numero 17 Ciavarella, torna in campo con il numero 11 Masoni. Sbaglia il primo tiro libero Sabrina Pacilio e sbaglia anche il secondo, ma c'è il rimbalzo di Ljubenović, l'ultimo tocco sembrava essere di una... e infatti cambia la decisione l'arbitro, la rimessa è per l'Astro Cagliari, se ne incarica Michela Laccorte. Trovata Fidossi dopo la rimessa, c'è nuovamente Pacilio, arriva il blocco di Ganga, Pacilio prova a servire proprio il taglio di Ganga, capisce però tutto la difesa di Roma, i passi netti di Grattarola che arresta il palleggio quando ancora non ha ben deciso cosa fare del pallone. Chiamata dunque giustamente l'infrazione di passi e la rimessa già eseguita per l'Astro. Il pallone nelle mani di Alessandra Fidossi che prova la penetrazione e viene pescato il fallo di Bocchini. E dunque nuovamente in lunetta Fidossi. Continua a litigare col canestro l'Astro ai liberi. Va dentro però il secondo da parte di Alessandra Fidossi.
E dunque si sblocca anche il punteggio nel corso di questo secondo quarto. Il punteggio ora è di 18 a 12 in favore dell'Astro, che difende ancora. Ora Roma, la ricezione per Di Stazio, la palla accompagnata che non viene però sanzionata dagli arbitri. Ancora Di Stazio che tenta la conclusione da posizione difficile. È già partito il contropiede dell'Astro con Michela Laccorte, che decide però di rallentare, trovata dall'altra parte con i tempi giusti Sabrina Pacilio, che non perdona con l'arresto e tiro. Allunga ancora l'Astro, ora sul più 8, 20 a 12. Qualche problema in attacco per Roma. Ora Di Stazio prova l'azione personale, serve Magistri, dall'altra parte Grattarola ha lo spazio per il tiro da tre punti, sbagliato tap out però di Masoni. E allora nuovo possesso per Roma con Bocchini, fuori dall'arco c'è Di Stazio, tanto spazio nuovamente per Grattarola, che stavolta manda a segno la conclusione da tre punti. 20 a 15 dunque, meno 5 per Roma, quando l'Astro Cagliari attacca nuovamente con Sabrina Pacilio. Si sposta Ganga, linea di fondo per Pacilio, cercata Fidossi che però non riesce a ricevere. Ora Magistri, fasi veramente confuse, chiamato un fallo e dovrebbe essere il fallo di Di Stazio. Di Stazio che esce infatti e fa posto alla numero 7, si tratta di Ramadan. Terzo fallo di Di Stazio, dunque una tegola per coach Adamoli. In lunetta Alessandra Ganga che sbaglia il primo libero. 1-2 per Alessandra Ganga. 6 minuti 54 secondi ancora da giocare nel corso del secondo quarto. Il punteggio di 21 a 15 in favore dell'Astro Cagliari. Finisce a terra Bocchini, il tiro da tre punti sparato da Masoni che però sbaglia. Rimbalzo d'attacco conquistato nuovamente da Roma, che prova a far circolare il pallone con Grattarola, che però perde palla sulla pressione di Laccorte. Lotta Ganga contro Magistri, costretta all'infrazione di passi la giocatrice dell'Astro. Rimessa dal fondo dunque per Roma, l'uscita di Grattarola che riceve il pallone. Ora Ramadan, dall'altra parte c'è Masoni, il palleggio di Masoni, cercata Magistri dentro il pitturato, prova ad andare al tiro Magistri, fermata con il fallo, il fallo di Alessandra Ganga che spedisce in lunetta la sua avversaria. Secondo fallo di Ganga. E si prepara intanto il cambio, prontamente chiamato da coach Carlo Zed. Entrerà in campo Francesca Cavalieri con il numero 21. 1-2 intanto ai liberi per Magistri ed ecco il cambio. Esce Ganga, che coach Carlo Zedda vuole preservare, ed entra in campo con il numero 21 Francesca Cavalieri. Eseguita la rimessa, ancora pressione di Bocchini su Fidossi. Fidossi serve proprio Cavalieri, che viene però anticipata, si lotta a terra, chiamata la palla contesa e la freccia premia l'Astro che manterrà il possesso del pallone. Fidossi, ora c'è Laccorte, la finta di Laccorte, lo scarico per Ljubenović, palla ancora fuori per Fidossi da tre punti, sbaglia il rimbalzo di Ramadan che controlla e poi cede a Grattarola. Chiamato lo schema, ora Magistri in punta, restituisce la palla a Grattarola, tanto spazio per il tiro da tre punti che Bocchini manda a segno. E torna a meno due Roma. Intanto pasticcia ancora sulla rimessa l'Astro e c'è il fallo, fallo chiamato a Magistri che è molto stupita della decisione arbitrale, voleva invece un fallo in attacco.
La chiamata arbitrale premia però l'astro che aveva avuto dei problemi a venire fuori dalla pressione sulla rimessa. La ricezione di Fidossi, la palla per Pacilio, ora Ljubenović, il post basso giocato ora Cavalieri, che aveva tagliato bene sulla linea di fondo, subisce il fallo Cavalieri. È il fallo di Ramadan, primo fallo di Ramadan, che manda in lunetta Francesca Cavalieri. Segnato il primo tiro libero di Cavalieri. 1-2 per Cavalieri, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Ljubenović, che lotta e mantiene il possesso del pallone. Ora la corte con la mano sinistra. Eccessiva la pressione di Bocchini, che viene sanzionata con il fallo, e altri due tiri liberi per l'astro. Ma intanto c'è il time out, lo ha chiamato nuovamente coach Carlo Zedda. Cinque minuti, 23 secondi ancora da giocare nel corso del secondo quarto. L'astro Cagliari è avanti col punteggio di 22-19 sulla Belize Roma. Si prepara ad andare in lunetta Michela Lacorte, che ha sbagliato il suo primo tiro libero. 0-2 per Michela Lacorte, ha bisogno anche dei punti a cronometro fermo l'astro. Fallo a rimbalzo intanto, è possesso per Roma. La rimessa in gioco di Ramadan per Grattarola, subito palla per Masoni, che avanza con la palla in mano, attende l'arrivo di Ramadan. Dall'altra parte c'è Grattarola, il taglio di Masoni non servito. Dall'altra parte ancora Bocchini fuori dall'arco, e ancora a segno Bocchini, e impatta Roma a quota 22. Sta facendo davvero male dalla lunga distanza Bocchini. L'astro allora prova a reagire, palla per Cavalieri, poi Ljubenović, che aveva trovato lo spazio per andare al tiro, è stata però fermata fallosamente, e avrà l'occasione dunque di riportare avanti l'astro a cronometro fermo. Altro cambio intanto per Roma, esce Masoni e torna in campo con il numero 17 Ciavarella. Dentro il primo libero di Ljubenović. Due su due, rimette il naso avanti l'astro. 24-22, 4 minuti, 50 secondi ancora da giocare. Magistri ha servito Ramadan, l'uscita di Ciavarella, ora c'è Grattarola contro la corte. Arriva dall'altra parte Ramadan, il ribaltamento per Ciavarella, la partenza di Ciavarella che non trova lo spazio contro la buona difesa di Ljubenović, costretta a inventare, e trova davvero un bel canestro in allontanamento Ciavarella. Nuovamente parità dunque a quota 24. Chiamato lo schema a corna da parte di Alessandra Fidossi, ha pensato per un attimo alla conclusione. Intanto perde palla ancora l'astro, pallone recuperato da Grattarola che serve Bocchini. Ora c'è Magistri, fuori dall'arco Ciavarella, il pallone era nuovamente per Magistri ma l'ha sporcato Anna Ljubenović, attenta sulla linea di passaggio. Rimessa in campo per Grattarola, Grattarola prova a buttarsi dentro, arresto e tiro sbagliato, rimbalzo di Ljubenović subito aggredita, ma riesce a venirne fuori la giocatrice slovena a servire Alessandra Fidossi, raddoppiata subito Fidossi. È una situazione che abbiamo già visto nel corso di questa partita, chiamata la palla contesa, e la freccia questa volta premia Roma, che ritrova il possesso del pallone. Cambio intanto per coach Carlo Zedda, che richiama in panchina Cavalieri e manda in campo nuovamente Tatiana Martellini.
Ora Grattarola si arresta, trova bene lo scarico per Ramadan. Buona giocata ora di Roma, che mette il naso avanti 26-24. Ennesima azione in cui l'Astro ha avuto dei problemi a portare avanti il pallone. È arrivato il tiro dalla media distanza sbagliato da parte dell'Astro. Ora la transizione, il tiro per Ciavarella dall'angolo e allunga sul più 4 Roma, che fino a questo momento aveva praticamente sempre inseguito. 28-24 in favore della compagine laziale. Finisce a terra Ljubenović, riesce in qualche modo a servire Fidossi, attaccata poi anche da Grattarola. Ancora palla contesa e stavolta il possesso sarà per l'Astro. La Corte esegue la rimessa, ora Fidossi si propone Martellini ma non c'è lo spazio, allora Ljubenović ci prova dalla media distanza, sbaglia, tiro cortissimo. Ora Magistri, Bocchini, controllata da Fidossi. L'ultimo tocco è stato proprio di Alessandra Fidossi e dunque rimessa in zona d'attacco per Roma. Ciavarella si butta dentro con la mano sinistra, Ciavarella che ha trovato il corridoio. Allora più 6 Roma, 30-24, parziale ancora aperto per la compagine romana. L'Astro che non riesce a trovare il bandolo della matassa in attacco, sempre molto in difficoltà contro la pressione della Belize Roma, che ora recupera un altro pallone, lanciata in contropiede solitario Bocchini che sbaglia e controlla il rimbalzo. Martellini trovata subito sotto canestro e non sbaglia invece Ljubenović. E torna a meno 4 dunque l'Astro, 26-30. Un minuto e 48 secondi ancora da giocare nel corso del secondo quarto. Polenta la manovra d'attacco di Roma, ora ha trovato comunque un tiro da Magistri che va a segno. Voleva il pubblico una infrazione di passi che però non è stata ravvisata dal duo arbitrale. Intanto il suggerimento per Fidossi, buona l'idea ma non è altrettanto buona l'esecuzione, dunque ennesima palla persa. Bocchini ora a Ciavarella, prova a prendere la linea di fondo Ciavarella, lo scarico dall'altra parte letto molto bene da Fidossi che però non riesce a controllare il pallone. Pronte tre giocatrici sul cubo dei cambi, tornano in campo per l'Astro Cavalieri con il numero 21 e poi c'è con il numero 20 invece Canalis. Sono uscite la Corte e Ljubenović. Tanto dall'altra parte invece è tornata in campo la numero 5 Baldassar. Ora Ciavarella per Ramadan contro Paciglio, arresto e tiro sbagliato ma è sola praticamente al rimbalzo Magistri che non riesce però a convertire in due punti il rimbalzo d'attacco. Persa nuovamente la palla da parte di Fidossi, trovata Grattarola in contropiede, a segno Grattarola. Ancora difficoltà in regia per l'Astro, vediamo se riuscirà Canalis a risolvere questi problemi. 34-26. Il fallo commesso su Canalis che andrà in lunetta per due tiri liberi. Claudia Canalis ha segnato il primo tiro libero. Playmaker classe 1998, 1,63 m. Segna anche il secondo, allora accorcia l'Astro sul 28-34 e c'è intanto un nuovo timeout in campo. È terminato il timeout, torna in campo l'Astro in difficoltà in questo momento della partita, ora si trova a inseguire col punteggio di 28-34, un momento della partita che sorride a Roma, che ha trovato il modo di mettere in difficoltà la formazione di coach Carlo Zedda mettendo una sistematica pressione sulle portatrici di palla. Intanto c'è nuovamente in campo, l'abbiamo vista in palleggio, la numero 10 Bicane che ora rischia la palla persa, servita nuovamente Bicane, sporca però il pallone Canalis e perfeziona il recupero Cavalieri.
decide di ragionare Martellini, che serve nuovamente Fidossi, chiamato il blocco di Cavalieri. Arriva anche Pacilio, palla ancora per Fidossi, spalle a canestro, Pacilio palleggia però sul piede. E ancora un possesso non sfruttato dall'Astro, che ancora non riesce a venire fuori da questo momento negativo. 8 secondi ancora per chiudere il quarto, si dimentica il pallone Bicane, che riesce però a controllarlo in un secondo momento, ha pestato però la linea laterale. Protesta coach Adamoli, che viene redarguita. Richiamo alla panchina di Roma. 2 secondi per trovare un tiro. La rimessa di Canalis, ora Martellini deve affrettarsi nella conclusione, scade però il cronometro. E dunque il primo tempo finisce qui. La Belize e Roma è avanti sull'Astro Cagliari con il punteggio di 34 a 28. Tutto pronto per il rientro in campo delle due squadre. Dopo 20 minuti di gioco, lo ricordiamo, l'Astro Cagliari insegue col punteggio di 28 a 34 contro la Belize Roma. Ma prima di tornare a raccontarvi la partita, c'è un messaggio importante, riguarda sempre il mondo del basket femminile. Infatti Manuela Tinti, capitano del San Salvatore Selargius, sta cercando di combattere contro l'anemia aplastica e ha bisogno urgente di un donatore di midollo osseo. E dunque chiunque si senta, insomma, in possibilità di dare una mano può rivolgersi al numero 329 7285 324, chiedere di Fabrizio Gaggè. Tanto torniamo a raccontare la partita. Dopo l'errore al tiro di Roma, manovra l'Astro con Marcello, che è tornata in campo, anzi ha fatto il suo primo ingresso in questa partita. Ne avrà senz'altro bisogno l'Astro, che nei primi due quarti ha palesato delle difficoltà, delle lacune in cabina di regia. Chiamato il fallo e ripresa anche Bicane, protagonista di qualche protesta di troppo. Due liberi per Pacilio. Sbagliato il primo libero. Uno su due per Sabrina Pacilio. 29 a 34. E ora allunga la difesa anche l'Astro. Ora Magistri trova Ciavarella. Il taglio e il passaggio di tocco di Bicane per Magistri, ma le scippa il pallone Marcello. Voleva il fallo Magistri. Siamo già dall'altra parte con Marcello. Ora Pacilio, trovata Fidossi, ha lo spazio per andare al tiro. Sbagliato però è il rimbalzo conquistato da Ciavarella. Ora c'è il pallone gestito da Grattarola, che va nuovamente dalle parti di Ciavarella. Magistri, ma mano destra, si butta dentro e guadagna il fallo. Il fallo di Ljubenović. Secondo fallo di Ljubenović. E due liberi per Magistri. Sbagliato il primo. È sbagliato anche il secondo, però c'è il rimbalzo d'attacco conquistato da Ciavarella. Ora Grattarola. Spazio per il tiro da tre punti, sbagliato nuovamente da Ciavarella. Recupera il rimbalzo Marcello, che poi va via in palleggio. Ancora Marcello, serve Fidossi. Fidossi ribalta il lato dove c'è Martellini, il passaggio per Marcello, trovata ora Pacilio. Il tiro dalla media distanza, sbagliato. E ancora Roma con la numero 5, Baldassarre.
trovato il canestro da parte di Roma, che allunga sul 29-36. Ora Marcello Martellini, il passaggio per Pacilio, che cercava il suggerimento per Ljubenović. Capisce però tutto la difesa di Roma. Pallone sporcato e rimessa dal fondo, di cui si incarica Tatiana Martellini. L'uscita di Fidossi, post basso per Ljubenović, subito raddoppiata. Ljubenović riesce a trovare Martellini, ma non è corretta la misura del passaggio, dunque palla persa dall'astro. Eseguita la rimessa, trovata Magistri, arriva Bicane al limite dell'infrazione di passi con la partenza. Bicane si fa spazio e trova due punti. ...29-38 il punteggio, più 9 per Roma, ma trova subito due punti. Ljubenović, trovata con lo scarico da Marcello. Il ribaltamento per Roma, Grattarola, il tiro da tre punti, ma ha commesso infrazione di passi Marta Grattarola. Rimessa in gioco eseguita, c'è Pat Marcello dal palleggio, affrontata da Ciavarella, prova a smarcarsi Martellini, anticipata da Grattarola, però conserva il possesso l'astro, che avrà la rimessa dal lato. Si prepara un cambio intanto, esce Ljubenović, torna in campo con il numero 17 Alessandra Ganga. Eseguita la rimessa, Marcello, ora Pacilio prova a prendere la linea di fondo, ma c'è il fallo commesso dalla numero 13 Magistri. 7 minuti ancora da giocare nel corso del terzo quarto, 31-38 il punteggio in favore di Roma. Trovata subito sotto canestro Pacilio, che però viene pescata in azione fallosa. Usato un po' troppo le braccia nel tentativo di smarcarsi la giocatrice dell'astro, e cambio anche per Roma. Torna in campo Di Stazio ed esce la numero 10 Bicane. Tanto arriva la rubata di Pacilio, che va al tiro da tre punti, fermata fallosamente. E avrà dunque tre tiri liberi a disposizione Sabrina Pacilio, che aveva letto benissimo la rimessa abbastanza telefonata da parte della Belize. È corto però il primo libero di Sabrina Pacilio. Sbaglia anche il secondo. Uno su tre per Sabrina Pacilio, che scuote la testa. Torna comunque a meno 6 l'astro. Ora Magistri controlla il pallone, Grattarola ribalta il lato, c'è Ciavarella, scippato però il pallone da parte di Ganga. E vediamo se l'astro riesce ad avvicinarsi ulteriormente. Tanto spazio per il tiro da due punti a segno da parte di Alessandra Fidossi. Mano morbidissima dall'angolo. Tanto c'è Baldassarre che ha servito Di Stazio. Tanto spazio per Ciavarella, che sbaglia però la conclusione da tre punti. Martellini serve Pacilio, ha lo spazio anche lei da tre punti. È corto, si lotta a rimbalzo, non riesce a conquistare il pallone Marcello. Tanto c'è il raddoppio su Baldassarre, che riesce però a servire Grattarola. Ora Di Stazio trova nel pitturato Magistri, che sbaglia però l'appoggio a canestro. Prova dunque a ripartire ancora una volta l'astro. Il pallone nelle mani di Alessandra Fidossi, che non trova spazio. Allora decide di andare da Alessandra Ganga, che gioca l'uno contro uno. Si gira e manda per aria il tiro, sbagliato però da Alessandra Ganga. Intanto la fuga in contropiede, sbaglia Baldassarre, sbaglia incredibilmente anche Magistri due volte.
riesce però a conservare il possesso. Roma che si affida a Grattarola, ora di Stazio, Ciavarella si butta dentro, Ciavarella allo scadere dei 24 secondi non trova l'appoggio vincente a canestro. Già dall'altra parte Fidossi trova Martellini, la finta di Fidossi contro due avversarie. Guadagna però il fallo Tatiana Martellini. E ci sono ancora dei cambi. Torna in campo Michela Laccorte per l'Astro al posto di Sabrina Pacilio. Dall'altra parte escono Ciavarella e Baldassarre. Al loro posto abbiamo la numero 11 Masoni e la numero 16 Bocchini, che nel corso del primo tempo ha spesso e volentieri punito l'Astro dalla lunga distanza. Azione personale di Marcello è punita con un fischio la difesa di Masoni. Si lamenta Masoni, ma Pat Marcello è già pronta in lunetta e torna in campo anche Ljubenović. Ed esce Martellini. E torna in campo dall'altra parte anche Ramadan. Segna il primo libero Pat Marcello. Meno 3, 35 a 38 per l'Astro, e diventa meno 2, 36, 38, 5 minuti ancora da giocare nel corso del terzo quarto. Roma si porta in zona d'attacco con Masoni, c'è Ramadan, la circolazione sul perimetro, ora Grattarola. Trovata ancora di Stazio, palla fuori nuovamente per Grattarola, c'è spazio per il tiro che Ramadan manda a segno. Torna dunque a più 4 Roma, 40-36, mentre Pat Marcello sta già gestendo le operazioni in zona d'attacco. La corte serve il taglio di Ljubenović, controllata però bene da Di Stazio. Ora la corte, qualche problema nel controllo del pallone. Il tiro mandato per aria da Ljubenović allo scadere dei 24 secondi. E c'è un altro cambio, esce Fidossi e torna in campo Martellini. Grattarola dal palleggio, Ramadan ora di Stazio, dall'altra parte c'è Masoni, ora Grattarola, nuovamente la circolazione sul perimetro, ora di Stazio, dato fuori nuovamente Masoni da tre punti, sbagliato ma non lotta a rimbalzo Ljubenović. Controlla palla invece di Stazio che subisce il fallo. È rimessa in zona d'attacco per Roma. La rimessa per Bocchini, servita di Stazio, ora Masoni. Già dall'altra parte Grattarola. Il tiro da tre punti di Bocchini è cortissimo. Il rimbalzo conquistato da Martellini, ora Marcello, dietro schiena per Marcello. Grandi doti di ball handling, fa sedere la sua avversaria Marcello e segna. Gran numero di Pat Marcello. 38-40, nuovamente meno 2 per l'Astro. Ricezione profonda per Di Stazio. Si aiuta un po' troppo con le braccia Alessandra Ganga. È ancora rimessa dal fondo. Grattarola ora. Il pallone già per Ramadan, dall'altra parte Masoni. 5 secondi per il tiro, manda per aria Ramadan, una conclusione che però non trova il canestro. Conquistato il rimbalzo da parte dell'Astro e ora Marcello ancora in regia. Arriva Ljubenović per il blocco, Marcello va dalle parti di Martellini, arriva la corte, gioca però l'uno contro uno, Martellini che per poco non trova il gioco da tre punti. Buon uno contro uno giocato da Tatiana Martellini, che potrà comunque andare in lunetta e provare
per provare a impattare questa partita a cronometro fermo. Cambio intanto per coach Adamo, riesce Bocchini, torna in campo con il numero 17 Ciavarella. È corto il primo libero di Tatiana Martellini. 2 minuti 58 secondi da giocare nel corso del terzo quarto. È dentro invece il secondo tiro libero di Tatiana Martellini. 39-40, meno 1 Astro, che ora difende Grattarola contro la corte. Ora c'è Ciavarella, la palla per Ramadan, Grattarola, la palla circola molto velocemente, trovato un buon tiro per Masoni, poi il rimbalzo d'attacco di Ramadan e ancora il possesso di Roma, il tiro dall'angolo che Ramadan manda a segno. Torna sul più 3 dunque Roma, 42-39. Palla nelle mani di Marcello, trovata la corte, palla in post per Ljubenović, trattenuta da Ramadan. Evidente il fallo della giocatrice in maglia numero 7. E due liberi anche per Ljubenović. Segna il primo libero Ljubenović. È corto invece il secondo, rimbalzo conquistato da Ramadan che serve subito Grattarola. C'è Ciavarella, ora arriva a distazio. Palla nuovamente nelle mani di Grattarola, affrontata da Martellini. Palla sotto per distazio contro Ganga, il tiro in allontanamento sbagliato, ma non riesce a controllare il rimbalzo d'attacco l'Astro. E allora nuovo possesso per Roma, si butta dentro Grattarola uno contro uno, manda per aria un tiro che colpisce solo il tabellone, poi troppo energica la giocatrice numero 4 nell'andare a caccia del pallone. Il fallo subito da Ljubenović e time out in campo. Si torna in campo con Ana Ljubenović che andrà in lunetta per due tiri liberi. 42-40 il punteggio in favore di Roma. È sbagliato ancora il tiro libero da Ljubenović, che segna però il secondo e permette allora all'Astro di accorciare sul meno uno. Tanto andiamo a leggere il dato relativo ai tiri liberi per l'Astro: 17 su 33. Ed è senz'altro un fattore. Intanto ricezione profonda ancora per distazio, che però sbaglia. Ganga stavolta recupera il rimbalzo. Ora Marcello trova in angolo Martellini, ha lo spazio per andare al tiro da tre punti Martellini, e si riporta avanti l'Astro 44-42. E sarà decisiva in questa fase caldissima della partita Tatiana Martellini, specialista nel tiro da tre punti. Distazio prova a giocare l'uno contro uno intanto contro Ganga, pescato il fallo della giocatrice numero 17, e due liberi ancora per Distazio. Quarto fallo per Ganga e corre subito ai ripari coach Zedda, che la richiama in panchina. Torna in campo invece Sabrina Pacilio. È lungo il primo tiro libero di Distazio. Uno su due per lei. 44-43, un minuto e 10 secondi da giocare nel corso del terzo quarto. La corte, il palleggio di la corte, la virata serve Ljubenović, attaccata Ljubenović, e il passaggio intercettato da Baldassarre. Il contropiede di Baldassarre che si arresta, trova sotto Ciavarella che si fa spazio e trova il fallo che Sabrina Pacilio decide di spendere. Tanto è pronta sul cubo dei cambi Claudia Canalis. E c'è anche il timeout in campo.
Ultimi 54 secondi di questo terzo quarto di Astro Cagliari, Belize Roma. La formazione di casa si è riportata nuovamente avanti. Punteggio ora di 44 a 43 in favore della formazione di coach Carlo Zedda. Mentre è pronta per due liberi la giocatrice numero 17, Giulia Ciavarella. Sbaglia il suo primo libero. Uno su due anche stavolta. Dunque siamo nuovamente in parità a quota 44. 50 secondi per chiudere questo terzo quarto. Tatiana Martellini, l'uscita di Ljubenović, ora Marcello, la circolazione che premia Canalis. Anticipato il passaggio di ritorno per Marcello, che va a dare indicazioni alla compagna. Rimessa in gioco effettuata da Canalis, Marcello serve Martellini, ora la palla in punta per Ljubenović, trovata a Canalis che non trova lo spazio per l'uno contro uno, prova a mandare per aria invece la conclusione Sabrina Paciglio, controlla il rimbalzo Ramadan sulla pressione di Martellini, rimessa dal fondo per Roma, 28 secondi ancora da giocare nel corso di questo terzo quarto, Baldassarre dal palleggio, servita a Ciavarella. Si propone in post medio Ramadan, servita in questo momento il fallo di Tatiana Martellini. E due tiri liberi per la giocatrice in maglia numero 7, Ainur Ramadan. Sbaglia la sua prima conclusione a cronometro fermo. Uno su due, dunque si riporta nuovamente avanti Roma, 45-44, 13 secondi per l'ultimo tiro del Astro Cagliari, ora Sabrina Paciglio trova, o meglio prova lo scarico, ma non trova nessuna compagna, allora l'ultimo possesso del quarto sarà per Roma, 4 secondi, Ciavarella prova a farsi spazio, Ciavarella va dentro e segna, e il canestro è buono, arriva subito l'indicazione dell'arbitro al tavolo. Allora dopo 30 minuti di gioco la Belize Roma è avanti sull'Astro Cagliari col punteggio di 47 a 44. Tutto pronto per l'inizio dell'ultimo quarto di questo Astro Cagliari Belize Roma. Avanti c'è la formazione ospite col punteggio di 47 a 44. Primo attacco del quarto proprio per l'Astro. Il suggerimento per Canalis, arriva Paciglio, palla nuovamente per Canalis che ribalta il lato e trova Marcello. Ora Martellini dall'angolo, manda per aria il tiro da tre punti, sbagliato, rimbalzo di Baldassarre. Qualche difficoltà nel controllo del pallone. Chiamato però un fallo, fallo della numero 20 Canalis. Primo fallo di Claudia Canalis. Ora Baldassarre ha servito Masoni, prova a farsi vedere Ramadan. Si va da Baldassarre nuovamente, si smarca lungo la linea di fondo Masoni. Suggerimento per Ramadan proprio in questo momento, che commette però infrazione di passi sulla pressione di Martellini. Cambio intanto, torna in campo Bicane ed esce proprio Ramadan. Palla nelle mani di Marcello che ha già servito Canalis, ora Ljubenović, serve nuovamente Marcello, Martellini, Marcello, ora la circolazione per Ljubenović, ribalta il lato, un pallone difficile ma Marcello riesce a controllarlo, la partenza di Paciglio che va dentro, sbaglia ma c'è il rimbalzo di Ljubenović, arriva il fischio arbitrale, 24 secondi scaduti e dunque possesso per Roma. È passato un minuto
questo ultimo quarto di gioco. Il punteggio non è cambiato ed è sempre di 47 a 44 per la Belize. Roma attaccata intanto, Ciavarella da Martellini che recupera palla, pasticcio però sul passaggio di apertura, non si sono capite Sabrina Pacilio e Pat Marcello. Intanto cambio, esce Canalis, torna in campo con il numero 22 Fidossi e va subito in pressione su Baldassarre, arresta il palleggio Baldassarre ma va a caccia del pallone, riesce a ottenerlo Alessandra Fidossi. Ora Marcello che attende l'arrivo delle compagne, Marcello ha lo spazio per il tiro, preferisce andare da Pacilio, Pacilio fa saltare Masoni e si butta dentro e va a segno Sabrina Pacilio. Ora sono 13 i suoi punti personali. Tanto Ciavarella manda per aria un gancio che si stampa sul sostegno del canestro e rimessa dal fondo dunque per l'Astro Cagliari che lavora ancora per il sorpasso 46 a 47 ora in favore della formazione romana. Fidossi, ancora il palleggio di Fidossi, c'è Marcello, trova Pacilio, la finta di Pacilio che prova a servire Ljubenović. Il ribaltamento disperato da parte di Ljubenović che non trova però Fidossi. Scaduti intanto anche i 24 secondi. E nulla di fatto dunque per l'attacco dell'Astro. Baldassarre chiama lo schema, arriva Masoni, controllata da Marcello che va a caccia del pallone. Masoni trova Di Stazio, tocca il pallone Pacilio e lo devia sul fondo, rimessa dunque per Roma. Eseguita da Masoni per Baldassarre, ora c'è Di Stazio, prova a servire il taglio di Bicane. 5 secondi per l'attacco di Roma, il tiro di Masoni sbagliato, rimbalzo toccato da Pacilio, poi controllato da Marcello. Martellini dà a Ljubenović, ora la palla torna nelle mani di Marcello, spazio per Martellini, la finta e il palleggio di Tatiana Martellini, trovata fuori dall'arco Fidossi, ora Ljubenović, il tiro piazzato dall'angolo, non va però a segno. È già ripartita Roma con Baldassarre, servita a Bicane. Arriva il piazzato centrale per Di Stazio che sbaglia, si lotta a rimbalzo e controlla la palla Alessandra Fidossi. Ora Martellini fuori dall'arco, Martellini sbaglia ma lotta a rimbalzo Fidossi che subisce il fallo. Cambio intanto per Roma, esce Di Stazio ed entra Magistri. Torna in campo anche Ganga ed esce Ljubenović. Rimessa dal fondo eseguita da Martellini, Marcello, ora spazio per Pacilio, trova fuori dall'arco il tiro di Fidossi, era comunque un tiro da due punti. Si rimane dunque sul 47 a 46 in favore di chi attacca. Baldassarre prova a giocare l'uno contro uno. Baldassarre si schianta contro il muro difensivo eretto da Alessandra Ganga. Forse un po' ingeneroso questo fischio arbitrale contro la giocatrice cagliaritana. E altro cambio. Esce Ciavarella ed entra con il numero 4 Marta Grattarola. Subito la ricezione di Grattarola che va in punta da Magistri. Ora c'è Baldassarre contro Martellini, il taglio di Masoni, il tiro in allontanamento, il fallo ingenuo di Pat Marcello che manda in lunetta Masoni. Segnato il primo libero di Masoni.
48 a 46 ora per Roma. Uno su due per Lema, altro rimbalzo d'attacco conquistato da Magistri. Scuote la testa coach Zedda. Baldassarre, 4 secondi per l'attacco di Roma. Infrazione di campo sulla pressione di Sabrina Pacilio. Subito un colpo alla gola, nulla di grave comunque per lei, che riprende posto sul parquet. Marcello, ora Martellini. C'è Pacilio, la circolazione sul perimetro. Marcello, ora nuovamente la giocatrice italo-canadese. Respinto il suggerimento di Pacilio, spazio per il tiro da tre punti, sbagliato però da Martellini, si lotta a rimbalzo. Magistri, ha servito Masoni, trovata solissima Baldassarre, che però ha una ricezione piuttosto difettosa. E il punteggio rimane invariato, 5 minuti 30 secondi da giocare nel corso dell'ultimo quarto. 48 a 46 il punteggio in favore della Belize Roma, che difende ancora a zona, 2-3. Fidossi, ora Pacilio per Marcello, circola la palla sul perimetro, prova a farsi spazio Marcello, il tiro dalla media distanza è corto. Rimbalzo controllato da Grattarola, poi Masoni, c'è spazio intanto per Baldassarre, che però rifiuta il tiro. E c'è il fallo di Ganga su Magistri, prima che la giocatrice romana mettesse palla a terra. Quinto fallo di Alessandra Ganga, che esce dunque da questa partita e torna in campo Anna Ljubenović. Rimessa in gioco effettuata, Grattarola per Bicane, prova a farsi spazio, Grattarola nuovamente per Magistri, ora la palla circola dalle parti di Baldassarre, che è costretta a provare l'iniziativa personale, trovata fuori dall'arco Grattarola, che pesta però la linea laterale. Ancora l'Astro Cagliari in zona d'attacco con Marcello, Fidossi. Nuovamente Marcello per Martellini, si propone in post Ljubenović, che riceve in questo momento. Martellini ha spazio per il tiro da tre punti, corto, a rimbalzo, controlla però Roma con Grattarola. Magistri, ora nuovamente Grattarola, si propone Masoni, controllata da Martellini. Prova a sfruttare il mismatch, la differenza di altezza, Masoni, e ha cercato poi Magistri, il fallo di Marcello su Magistri, piuttosto netto. E cambio per Roma. Torna in campo con il numero 16 Bocchini ed è uscita con il numero 5 Baldassarre. Secondo fallo di Pat Marcello, che manda in lunetta Magistri, sbagliato il primo libero. Zero su due, ma c'è l'ennesimo rimbalzo d'attacco. Ed è un serio problema questo per l'Astro. Grattarola, ora Masoni, 5 secondi per concludere l'azione. Masoni, il tiro dalla media distanza, lungo. Ennesimo rimbalzo d'attacco di Bicane, che corregge a canestro, allunga dunque sul più 4 Roma, 50 a 46. Time out chiamato da coach Carlo Zedda. Si torna in campo per gli ultimi 3 minuti e 57 secondi di questo ultimo quarto di gioco. Davanti c'è la Belize e Roma col punteggio di 50 a 46. Prova a ricucire l'Astro, Marcello ancora contro la zona di Roma. Marcello ha lo spazio per il tiro da tre punti, cortissimo, recupera il rimbalzo Magistri, ora Grattarola, Masoni, Magistri, il taglio backdoor di Grattarola, che sbaglia però
il layup. Costruito comunque bene il tiro da parte di Roma. Pacilio sulla linea di fondo, perde però il controllo del pallone. Già dall'altra parte Roma con Masoni. Arriva il blocco di Bicane. Giocato il pick and roll con Bicane che riceve, trova solissima sotto canestro Magistri. Allunga ancora sul più 6, 52, 46. Roma. Brutti segnali da parte dell'astro che butta via un altro pallone, ma c'è attiva Martellini sulla palla vagante. Martellini va a guadagnarsi un buon fallo. Prova a scuotere un po' le compagne. Il fallo di Magistri mentre si prepara a tornare in campo con il numero 12, Michela Laccorte. Quarto fallo di Magistri. Segna il primo libero Tatiana Martellini. 2-2 per Martellini, un po' di ossigeno per l'astro che ora però deve difendere ed evitare amnesie, soprattutto a rimbalzo. Masoni, servita a Bicane, ora c'è Grattarola, prova a sbarcarsi Bocchini, servita a Magistri, uno contro uno con Laccorte, raddoppiata, il tiro sbagliato e il rimbalzo conquistato da Anna Ljubenović. Martellini tutto il campo e segna con il fallo Tatiana Martellini. Chiedevano un'infrazione di passi le giocatrici di Roma. Giocata davvero importante per Martellini nel momento decisivo della partita. Ha già trovato 4 punti importantissimi. Avrà ora l'occasione di riportare l'astro a meno 1. Tornato in campo intanto Ciavarella con il 17, segnato il libero di Martellini e dunque l'astro è nuovamente lì, 51 a 52 per la Belize Roma. 2 minuti e 14 secondi ancora da giocare. Grattarola contro Fidossi. Grattarola chiude il palleggio. Bicane prova ad andare uno contro uno, la virata ben eseguita, è pescato il fallo di Fidossi, se non andiamo errati. È proprio il fallo di Alessandra Fidossi che manderà in lunetta Bicane. Secondo fallo di Fidossi. Sbaglia il primo libero Bicane. Segnato invece il secondo, dunque ritrova il più 2 Roma, 53 a 51. Marcello dal palleggio, Fidossi, Laccorte, nuovamente per Marcello. Martellini ora prova ad andare in angolo da Fidossi, da 3 punti, sbaglia Fidossi. Era comunque un buon tiro. Bicane, la pressione è per poco, non arriva la palla recuperata da parte dell'astro. Grattarola dal palleggio, servita ancora sotto Bicane contro Ljubenović, il tiro e il fallo commesso da Anna Ljubenović. Quarto fallo di Ljubenović, dovrà dunque gestirsi dal punto di vista difensivo, in questo momento un'impresa non semplice contro i centimetri e i chili di Bicane che va a segno con il primo libero. 54 a 51 che diventa 55 a 51. Allunga dunque di nuovo sul più 4 Roma. Ora c'è Fidossi che si butta dentro, serve Laccorte, il tiro da 3 punti di Laccorte sbagliato. A rimbalzo domina ancora Bicane che serve Masoni. 1 minuto e 8 secondi da giocare. Ciavarella attaccata, ma riesce a mantenere il controllo del pallone.
C'è ora Masoni, tende lo smarcamento di Bicane, ora Ciavarella, la finta di passaggio consegnato, la partenza in palleggio, Masoni il piazzato da due punti, sbaglia, buon lavoro nel tagliafuori di Lacorte che ora riceve il pallone, Martellini ha spazio ma rifiuta la tripla, preferisce la partenza in palleggio e guadagna il fallo di Ciavarella. Rimessa laterale per l'Astro. Riceve Marcello contro Ciavarella. Ancora Lacorte. Ljubenović nuovamente fuori per Lacorte. Lo scarico intelligente di Lacorte ancora per Ljubenović e il fallo evidente di Magistri. Dovrebbe essere il quinto fallo personale di Magistri. Proprio così, lascia il campo dunque Magistri e torna in campo di Stazio. Sbaglia però. Primo libero. Ljubenović, 33 secondi da giocare. Meno 4 per l'Astro, 51-55, diventa meno 3, 52-55. Viene immediatamente chiamato il timeout da parte di coach Carlo Zed. Ultimi 33 secondi di questa partita. 52-55 il punteggio in favore di chi attacca, ovvero la Belize Roma. La rimessa di Masoni trovata subito Bicane, controllata da Ljubenović, il passaggio per Grattarola contro Martellini, ancora insiste nel palleggio Grattarola. 14 secondi ancora per l'attacco di Roma, ora di Stazio, Grattarola. Trovata Bicane, il tiro sbagliato ma c'è il rimbalzo di Ciavarella e poi il fallo di Martellini. Ancora 14 secondi da giocare ma potrà allungare a cronometro fermo Ciavarella. Segna Ciavarella. 56-52. Sbagliato il secondo, tocca rimbalzo Ljubenović, ora Lacorte si cerca, o meglio l'intenzione sembrava quella di andare da Martellini per il tiro veloce da tre punti, c'è però il fallo su Lacorte. E due liberi per Michela Lacorte. Sbagliato però il primo. Con 10 secondi ancora da giocare. Ancora meno 4 per l'Astro. Rimane purtroppo per l'Astro. Meno 4, 52-56. E allora Roma decide di far scorrere il cronometro che muore in questo momento. E dunque espugna la Belize Roma il Palasport di Via degli Stendardi. Formazione romana passa col punteggio di 56-52 sull'Astro Cagliari. Ok, siamo con Nicola Massa, assistente allenatore dell'Astro Cagliari. Una sconfitta questa che ovviamente fa male. Possiamo trovare un po' quelli che sono stati i punti critici di questa partita, la sofferenza contro la difesa aggressiva della squadra avversaria, soprattutto poi i rimbalzi difensivi che sono andati un po' a singhiozzo, forse sono questi i due punti principali. Ma sì, loro sono una squadra giovanile, quindi molta intensità, molta fisicità. Abbiamo concesso tanti rimbalzi offensivi a loro e abbiamo sbagliato parecchi tiri liberi. Abbiamo sbagliato 20 tiri liberi, credo che alla fine nell'economia del risultato un po' pesi come percentuale. Qualche problema fisico, Pat Marcello che per metà partita non ha potuto giocare, Sonia Cirronis fuori, vabbè, ormai
quindi credo che un po' i punti della sconfitta siano da ricercare lì. Una sconfitta che comunque non pregiudica quello che era stato un buon inizio di questa pool retrocessione con due vittorie importanti. Sì, credo con questa vittoria forse avremmo dato un segnale un po' netto alla nostra stagione nella pool retrocessione. Credo che sia ancora tutta da giocare, siamo all'inizio. Penso sia una partita che al ritorno si possa vincere senza tutti questi problemi fisici tranquillamente in casa loro. Speriamo di recuperare Pat, Sonia. Abbiamo qualche altra partita in casa, credo alla nostra portata. Penso che non so, facendo le corna non ci siano problemi per raggiungere questa salvezza. Sarà necessario però anche magari andare a vincere in trasferta, fermo restando che la salvezza è da costruire ovviamente in questo palazzetto. Sì, abbiamo già vinto ad Alghero, quindi Alghero deve venire qui, dobbiamo andare alla Virtus, che è un derby anche se giochi fuori casa, dobbiamo andare da loro a Roma, penso sia una partita che si può vincere. Abbiamo Salerno ancora sia in casa che fuori, forse l'unica partita un po' ostica davvero credo magari a Civitanova Marche, poi per il resto credo che siamo nelle condizioni di poter vincere sia in casa che fuori. Siamo con Angela Adamoli, coach della Belize Roma. Allora, una vittoria questa importante ovviamente che possiamo insomma andare a ricercare nell'intensità difensiva che avete messo nel corso dei 40 minuti, sia nel primo tempo con la difesa sistematica sulle portatrici di palla che poi anche con la zona nel finale. Sì, diciamo che l'aggressività difensiva è una delle nostre caratteristiche e che soprattutto amiamo, ecco, quella è la cosa importante, ci piace difendere così. Abbiamo iniziato un po' sottotono perché poi lo sappiamo che le trasferte sono un po' sempre dei punti interrogativi, però poi abbiamo ritrovato un po' di vigore e quindi è stata una vittoria importante contro una squadra comunque forte che sappiamo perfettamente che fino alla fine lotterà per il primo posto di questo girone. Sono una squadra molto giovane, però che ha dimostrato anche oggi una grande maturità nell'andare a imporsi in un campo difficile appunto come questo. Sì, in effetti questo è un campo difficile, noi abbiamo fatto sicuramente esperienza nella prima parte del campionato, questa è una squadra di giocatrici che praticamente quasi nessuno aveva giocato in serie in questo campionato, quindi per noi era importante nei primi mesi fare esperienza, prendere coscienza dei propri mezzi, delle proprie possibilità, e adesso speriamo ogni giorno di metterla sempre più a frutto in campo.